A Quarto, vicino a Napoli, c'è un consigliere ex Movimento 5 Stelle, Giovanni De Robbio, indagato per voto di scambio, presuntamente proveniente dalla clan di Camorra. Circa 900 preferenze. Determinanti, non determinanti per il sindaco? Non lo so. Non è dato a sapere, ma non ci interessa tanto. Quello che ci interessa è che la prima giunta in Campania a elezioni 5 Stelle ha questa macchia, questa indagine, che poi è tutta da verificare, poi ci sarà una sentenza, quello che volete, però insomma emerge un metodo di raccolta voti che ricorda i partiti, il PD, Forza Italia, quello che volete voi. Non ricorda il Movimento 5 Stelle inteso come partito di rivoluzione, come approccio. Giovanni De Robbio è un personaggio candidato lì, che fa parte di questo piccolo gruppo di ex attivisti o di attivisti locali, che erano in pochi, si conoscevano tutti, si conoscono tutti, dovrebbero conoscersi tutti. Ma evidentemente non si conoscono abbastanza, perché se uno di questi raccoglie voti in quel modo, o gli altri sono tutti fessi, oppure qualcuno sapeva e non ha taciuto, no? Perché non posso pensare che questo vada e venga citato nelle intercettazioni da uno del figlio di questo becchino ricco lì che ha organizzato i funerali per i Casamonica ed è ritenuto vicino al clan di Polverino. Non lo posso accettare che un partito di rivoluzione venga nominato. Un rappresentante di un partito rivoluzionario venga così citato nelle intercettazioni. Quindi c'è un sindaco, dicevo, che ha con sé 14 consiglieri che dovrebbe conoscere. Uno di questi consiglieri, dopo un tot, avvicina il sindaco e la ricatta, gli fa vedere delle foto. Guarda che io qui ho casa tua, secondo me qui c'è un abuso, ti faccio casino. Allora io mi chiedo perché un mio consigliere del mio gruppo, un attivista come me, che dovrebbe fare informazione in rete, dovrebbe aver avuto un percorso trasparente come tutti i 5 Stelle o comunque quasi tutti, perché viene a dirmi così? Cosa ho fatto io per permettere a questo consigliere di tirarmi in un angolo e permettersi di farmi certe illazioni? Vero o non vere che siano? Io non entro nel merito dell'abuso. Può darsi che l'abuso edilizio non ci sia e non è questo il tema. Il tema è perché un consigliere dei 5 Stelle usa questi metodi camorristici per avvicinarmi e trattarmi così. E sto zitta, ecco lo sbaglio del sindaco 5 Stelle. Un sindaco 5 Stelle non sta zitto, perché se improvvisamente dopo 6 mesi esce un casino così sui giornali, no? C'è questa indagine, questo qua viene espulso e prima non si sapeva niente, vuol dire che si è voluto tenere nascosto un problema che evidentemente era nato già da tempo. Cioè da giugno a dicembre passano 6 mesi. Quali sono stati i rapporti tra De Robbio e il gruppo 5 Stelle, sindaco compreso, a Quarto? Sono stati idilliaci? O ci sono state discussioni e ci sono stati anche comportamenti, discorsi detti non detti, tipici degli ambienti, insomma, camorristici, un po' come, ecco, quello che intendo dire, perché non è uscito prima? Perché il sindaco al primo problema non l'ha fatto uscire, non ha parlato di questo consigliere, non l'ha messo alla graticola, che ne so, al voto. Capite? Cioè, invece questa qua si è fatta ricattare, quindi vuol dire che secondo me questo è un sindaco che al di là del fatto che sia parte lesa, al di là del fatto che lei non c'entri nulla con la camorra, per carità, è comunque un sindaco inadeguato, o un sindaco che forse non ha capito com'è il Movimento 5 Stelle in tutta la sua filosofia, perché anche lì, in quelle zone lì, dove purtroppo la camorra, la fa da padrona, no? In molti luoghi, in molti comuni, anche lì ci vogliono le palle, il coraggio, evidentemente più coraggio di quello che non ha avuto la Capuozzo, di far uscire i problemi, di portarli all'opinione pubblica, non so come dire, cioè di far uscire, di far sapere. De Robbio si comporta così, si discute prima, se ne va prima, non se ne va alla vigilia dell'inchiesta. Se ne va ad agosto, a settembre, a luglio, quando ci sono già i primi disguidi, nessun problema. Guarda quanti espulsi in Parlamento, 30, 40, non erano ritenuti consoni alla linea, poi c'è chi è d'accordo, chi non lo è, però voglio dire, cosa abbiamo imparato da quasi 3 anni di governo dei 5 Stelle e da tutte queste espulsioni? Abbiamo imparato a selezionare i candidati, sì o no? Allora, se a livello di Parlamento nazionale Grillo e Casaleggio non potevano conoscere tutte le migliaia di militanti, tantomeno quei 150 portati in Parlamento, che ben lungi nessuno di loro è stato espulso per ragioni di camorra, meno male. Io dico, è possibile che a livello locale, in una città di 40.000 abitanti, un coglione, un fesso sia riuscito a infilarsi così in questo modo? È possibile che sia riuscito a ottenere voti così e lo deve scoprire una magistratura? Che
Capite che questo rappresenta il fallimento di quella, di quel sindaco lì, che rappresenta una città, che è finita su tutti i giornali, 5 Stelle, i voti della Camorra. Qualcosa non ha funzionato. Non c'è bisogno di dire io rinuncio alla Camorra, bisogna anche avere la capacità di non candidare nessuno e di sapere come vengono raccolti i voti. Cioè il metodo è proprio questo che rivoluziona il 5 Stelle. Invece questa insistenza del sindaco a voler rimanere sulla poltrona ricorda i partiti, ricorda proprio il fatto di dire l'ostinazione di De Luca, io sto qui. No, non devi star lì, se sei un 5 Stelle te ne vai e ti ricandidi e fate una cernita dei candidati, rivedete il metodo di selezione, rivedete il metodo anche di raccolta dei voti, perché il 5 Stelle non può essere tacciato di camorra, non è possibile. Non è successo nemmeno a De Magistris, che governa Napoli, che è sindaco di una città di 1 milione di abitanti, De Magistris, che è stato eletto con l'IDV di Pietro. Succede ai 5 Stelle a pochi chilometri, non va bene, può succedere di sbagliare. Io dico, se fosse successo a Pizzarotti, a Parma, una cosa così, siete sicuri che non l'avrebbero cacciato immediatamente? Non si sarebbe trovata la scusa per cacciarlo via? Invece succede in Campania, nella regione di Roberto Fico e di Luigi Di Maio, due del direttorio che sono molto esposti, sono visi che portano sondaggi, e allora non si accetta, non si vuole, si tentenna. Non è possibile che nella nostra regione noi abbiamo messo la faccia lì e adesso ci sia la camorra. Purtroppo succede, può succedere, anche in buona fede. E allora se si sbaglia ci vuole purtroppo anche l'umiltà di dire rimettiamo la palla al centro e torniamo al voto. Se a Quarto non hanno capito cos'è il Movimento 5 Stelle, l'hanno scambiato per il PD o Forza Italia, vuol dire che lì, a Quarto, il 5 Stelle non è ancora maturo per governare. Vada un altro sindaco, chi se ne frega. L'importante è che il 5 Stelle sia una rivoluzione in tutto e per tutto, anche di fronte agli sbagli che possono succedere. Ecco perché il sindaco di Quarto non è giustificabile, dovrebbe dimettersi. E secondo me se rimane danneggia tutto il Movimento, tutto, tutto quanto. Ed è un male. Se ne vada, torna al voto e basta. E poi se i cittadini di Quarto avranno capito, la rivoteranno, rivoteranno qualcun altro. Secondo me la Capuozzo non ha le palle per fare il sindaco, non è abbastanza forte, perché lì, in quella zona lì, ci vuole gente più coraggiosa, senza paura. Purtroppo è così, o si fa così o si sta a casa, si fa qualcos'altro, non si fa il sindaco 5 Stelle in quelle condizioni.